Fatima, Lourdes, Medjugorje e molte altre destinazioni. Partenze assicurate da tutto il Veneto. Prenota il tuo pellegrinaggio. Avvenire di pace a San Martino di Lupari, Padova. Buon pomeriggio da Paola Sartore qui dal Sagrato della Basilica del Santo a Padova. In questo giorno di grande festa per tutti i devoti del Santo è la festa di Sant'Antonio, tra poco la solenne celebrazione che precede la processione attraverso le vie della città. Come sempre un saluto a chi ci sta seguendo sul digitale attraverso Telechiara e Telepace, a chi ci sta seguendo in streaming sul sito di Telechiara e sul sito della Basilica del Santo e anche a chi ci segue al di fuori dei confini nazionali attraverso il canale 832 di Sky e di TVSat. La nostra diretta inizia con il saluto da parte dei frati. In questo 13 giugno, tra l'altro, Sant'Antonio si lega in particolare ai giovani. Direi che do la parola a padre Giorgio Laggioni, vicerettore della Basilica del Santo, perché sappiamo che il rettore è impegnato adesso con la celebrazione. A lei allora il compito, padre Giorgio, ormai come da tradizione, di salutare gli amici che ci seguono. Ben volentieri, saluto tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso i mezzi della comunicazione. Siamo arrivati anche quest'anno al 13 giugno, questo giorno di grande festa, nel quale si rinnova lo stupore per la devozione e l'affetto che i fedeli e i pellegrini riservano al nostro caro Sant'Antonio. Uno stupore sempre nuovo. Certamente, è una cosa sempre diversa e questa è la bellezza anche della devozione antoniana. Non ci si stanca mai di osservare e anche di gioire, quindi anche a volte di commuoversi di fronte alle manifestazioni della devozione dei fedeli, dei pellegrini verso il santo. Tra l'altro, padre Giorgio, con lei ci risentiamo con i nostri telespettatori tra poco, perché avremo modo di affrontare la vita di un santo che in questa basilica, un santo... Stiamo arrivando verso questo traguardo, però per noi è già santo, che è padre Placido Cortese. Certamente, è un candidato agli onori degli altari e che ha avuto proprio in Sant'Antonio un riferimento essenziale nella sua opera. Con padre Giorgio, qui con me sul Sagrato, c'è anche padre Luciano Bertazzo, un volto che riconoscete sicuramente perché già mi ha accompagnato nella conduzione di questa diretta. Sì. Rinnoviamo una tradizione. Rinnoviamo una tradizione, sempre molto volentieri. Dato anche l'importanza della giornata e soprattutto di questa possibilità di poter pure a distanza di essere visivamente presenti al momento clou un po' della giornata, che è la celebrazione della messa alle ore 17 e poi la processione che si snoderà lungo la città. Padre Luciano, tra l'altro con lei avremo modo di conoscere anche nelle pieghe Sant'Antonio, perché vi ricordo che padre Luciano è direttore del Centro Studi Antoniani, quindi scopriremo anche dei risvolti forse inediti per qualcuno su Sant'Antonio, è direttore del biennio di specializzazione della Facoltà Teologica del Triveneto, è preside dell'Istituto Teologico di Sant'Antonio, quindi direi che di conoscenze sul santo ne ha parecchie. Una cosa alla volta, per carità, sono da più di 30 anni appunto che seguo il Centro Studi Antoniani, che è questo centro che i frati hanno voluto per poter approfondire la vita e la devozione di Sant'Antonio. Anche in questo Sant'Antonio non smette di stupire per le novità che si riescono a scoprire appunto nella sua vita, nella sua biografia. Vi ricordo intanto che la celebrazione sarà presieduta da padre Giovanni Voltanna, che è il ministro provinciale dei frati di Sant'Antonio, sarà animata dalla cappella musicale della Basilica del Santo. La diretta con la quale vi accompagneremo ci vedrà ospitati dalla Scoletta del Santo, che è la sede dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio. Anche quest'anno siamo ospiti dell'Arciconfraternita, quindi direi un bel sodalizio che si rinnova, padre Luciano, un po' fra tutte le anime. Sì, tutte quante anime che convergono comunque in unità, perché l'epicentro è un po' questa realtà unica che è Sant'Antonio,
il quale ci rimanda all'unica realtà che è quella di Nostro Signore, però sono tutte attività, percorsi, persone, istituzioni che convergono unitariamente verso questo luogo e verso questa figura di santità. Padre Giorgio, un'ultima battuta, dicevo che siamo legati ai giovani quest'anno. Sì, certamente in sintonia con il sinodo dei Vescovi appunto sui giovani, si è voluto dedicare questo giugno antoniano al rapporto tra il santo e i giovani. Sant'Antonio è un santo giovane, è morto ancora in età abbastanza giovanile, diciamo, quindi, e vediamo che i giovani hanno nei suoi confronti ancora un certo interesse, quindi abbiamo voluto privilegiare questo aspetto. A questo punto diamo la linea alla regia per iniziare a seguire la celebrazione solenne che precede la processione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Spirito. Cari fratelli e sorelle, cari pellegrini, cari devoti del Santo, pace e bene a tutti. Vi saluto qui in questo santuario che accoglie le spoglie del nostro Santo, pellegrini venuti da varie parti. Saluto anche coloro che ci seguono via streaming e attraverso Telechiara. È un saluto francescano perché Antonio Francescano ci accoglie con tutto il suo bene e la sua amicizia. È un saluto che rivolgo in particolare a Monsignor Fabio Dalcin, arcivescovo prelato di Loreto, delegato pontificio per la nostra Basilica, che vive con noi per la prima volta la festa del Santo. Saluto il ministro provinciale che presiede questa liturgia. Per noi il ministro provinciale, lo ricordo, è il successore di Sant'Antonio. Saluto le autorità civili in particolare, perché anche il sindaco è al suo primo Sant'Antonio. Saluto le autorità militari, saluto tutti gli ordini, le associazioni, i gruppi qui presenti che poi vedremo sfilare durante la processione. Ecco, qui ci sono religiosi, sacerdoti, pellegrini da tutto il mondo. In questi giorni la Tredicina ha visto qui presenti in particolare le diocesi, ricordo Treviso, Vicenza, Verona, Adria, Rovigo, Vittorio Veneto, Belluno, Feltre, Venezia, anche l'arcivescovo di Bologna, stamattina il vescovo di Padova e vari altri prelati. La festa del Santo è una festa di tutto il mondo. Ecco, mi sento anche in comunione con i nostri frati che sono con le reliquie in varie parti d'Italia, poi negli Stati Uniti e in Australia. Quindi qui celebriamo veramente una devozione che è straordinaria. Abbiamo pregato in questo giugno antoniano, e anche lo faremo questa sera, per i giovani. Il Papa ha voluto un sinodo con questa intenzione e noi certamente metteremo al centro della nostra preghiera i nostri giovani, perché trovino in Sant'Antonio un esempio di vita e di entusiasmo. Vorrei sottolineare che la nostra presenza qui non vuole essere tanto di ufficio, per quanto abbiamo tutti i nostri ruoli, io per primo, neanche solo se vogliamo per devozione, ma vogliamo essere qui per provocazione, cioè sentire che l'intercessione che noi rivolgiamo al Santo vogliamo che si trasformi in volontà politica, in volontà civile, in volontà religiosa e, cito, in volontà economica, visto che vedo anche il presidente qui della Confindustria. Bene, Sant'Antonio è uno che ci richiama al Vangelo e vogliamo dunque vivere questa celebrazione onorando il nostro Santo, ma sentendo che nel momento in cui passeremo per le vie della città, questo ci richiama ad un impegno effettivo, perché passeremo i luoghi della vita dove noi siamo chiamati a essere testimoni. Che allora il Santo in questa celebrazione ci sostenga, interceda per noi, interceda in particolare per tutte le persone, si queris miracula, cioè se cerchi salute, se cerchi lavoro, se cerchi fiducia, se cerchi futuro, il Santo è vicino. Il Santo lo invochiamo perché rinnova la nostra fede in Cristo morto e risorto. Grazie in anticipo della vostra presenza qui, grazie anche alla Cappella Musicale Antoniana che anima la nostra celebrazione. Grazie al Padre Rettore, Padre Oliviero, cari fratelli e sorelle, è bello rendere lode al Signore per il dono di Sant'Antonio. Vogliamo farlo con un cuore riconciliato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, rinnovare per me il Signore Dio nostro. Il Signore, che è buono e misericordioso, perdoni i nostri peccati e ci conduca
alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. Io pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio, è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Parola di Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia. Ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini.
Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tenendo a Lui, che è il capo, Cristo. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Argento pregiato è la lingua del giusto, e le sue labbra ammaestrano molti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Caro Vescovo Don Fabio, cari fratelli e sorelle, quest'anno vorrei rendere lode al Signore e omaggio al nostro Santo raccontandogli e raccontandovi brevemente di alcuni suoi figli spirituali cresciuti alla scuola della sua santità, anzitutto di un cristiano divenuto poi un ottimo sacerdote e pastore, morto prematuramente a 58 anni, proprio 25 anni fa, è Don Tonino Bello, che del santo portava il nome. Alla scuola di Sant'Antonio e di San Francesco, Don Tonino è stato un vescovo che ha incarnato una chiesa in uscita, attenta a ogni persona nello stile della misericordia e dell'impegno. Il suo linguaggio, ma soprattutto il suo vissuto, hanno anticipato quello di Papa Francesco, che di recente, il 20 aprile scorso, ha voluto compiere un pellegrinaggio alla sua terra, ai suoi luoghi, alla sua tomba in Alessano, Lecce, che sobriamente riporta Don Tonino, terziario francescano, vescovo. Egli aveva impostato il suo piano pastorale per la sua diocesi di Molfetta alla luce di una triade cara a Sant'Antonio e che lui definiva tre luci di posizione: evangelizzazione, spiritualità, scelta degli ultimi. Affermava che ogni uomo, chiunque sia, è una basilica maggiore rispetto alla basilica minore fatta di mattoni, che i sacerdoti, come Gesù, oltre alla stola sacerdotale, sono invitati ad indossare il grembiule, anzi, che stola e grembiule sono il dritto e il rovescio di uno stesso vestito, per chinarsi a lavare i piedi delle persone, per soccorrerli nelle loro ferite, e che in questa vita siamo degli angeli che volano con un'ala solamente, di modo che si può volare unicamente se abbracciati. Di qui il suo impegno per i sofferenti, come il bimbo non voluto, il disoccupato, il barbone dimenticato, le famiglie in crisi, per tutti quelli cui l'unica ala a disposizione era rimasta impigliata nella miseria e nella disperazione. Per questo la sua casa era sempre aperta a tutti. Essere servi inutili a tempo pieno, amava dire. Cristiani esperti nel compiere il prossimo passo. Sono evidentemente solo dei flash, dei frammenti, quasi un invito a conoscere la vita e l'opera di questo servo di Dio andando direttamente alla sua figura, ai suoi scritti. Alla scuola di Sant'Antonio vorrei poi ricordare il confratello padre Placido Cortese, direttore del Messaggero di Sant'Antonio, che proprio partendo da questo luogo, la Basilica, assieme a una rete di laici, nella Seconda Guerra Mondiale ha salvato molte persone. Tradito, condotto a Trieste e l'ha torturato, è morto martire di carità nel novembre del 1944, a 37 anni di vita. Venendo a giorni più recenti, un bambino, Carlo, veniva qui con la mamma Antonia in questa basilica, sino a diventare un grande amico di Sant'Antonio e di San Francesco. È morto a 15 anni, nel 2006, questo servo di Dio, Carlo Acutis. Di Sant'Antonio amava il coraggio di difendere l'Eucaristia di cui era innamorato e che considerava la sua autostrada per il cielo. L'elenco di persone sante, formatesi alla scuola di Sant'Antonio del Carisma Francescano, potrebbe continuare. Tra questi, molti giovani ragazzi vissuti sino a qualche anno fa, una testimonianza provocante per il vicino sinodo della Chiesa incentrato sui giovani. Quello che vorrei sottolineare è come la santità chiama la santità. Di recente Papa Francesco ci ha indirizzato una bella esortazione dal titolo «Gaudete et esultate», ricordandoci che la santità è una chiamata per tutti, non per alcuni, che fiorisce nelle cose semplici di ogni giorno
ed è il vero obiettivo della vita cristiana. Scrive in un passaggio Papa Francesco: «Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere, in questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno. Vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono riflesso della presenza di Dio. Allora, caro Sant'Antonio, aiutaci ad essere santi». È sempre Papa Francesco che, citando un autore spirituale, ci ricorda che nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. È vero, lo ammettiamo, caro Sant'Antonio, ti chiediamo sempre tante grazie che riguardano soprattutto la salute delle persone, dei nostri cari, la pace nelle nostre famiglie. E forse questa domanda non te l'abbiamo mai fatta, ma sentiamo di fartela di cuore questa sera. Aiutaci a raggiungere l'obiettivo bello della nostra vita. Aiutaci a diventare santi. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese al cielo e per la parola Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto l'uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre con il Figlio, e il Padre e il Figlio è venuto glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, in unione spirituale con tutta la Chiesa, presentiamo a Dio Padre, per intercessione di Sant'Antonio, le nostre preghiere, certi che Egli è sempre vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché tutti i Suoi figli vivano nella fedeltà alla parola di vita del Vangelo, testimoniando gioiosamente Cristo con la coerenza della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco, per il delegato pontificio Fabio e per tutti i pastori della Chiesa, perché abbiano il conforto di vedere la comunità cristiana fiorire nella fede e nelle opere di carità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le vocazioni sacerdotali e religiose, il Signore guardi alle nostre terre, susciti con abbondanza questo desiderio nei giovani e i chiamati rispondano con radicalità e generosità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
per tutti coloro che sono nella difficoltà o nella sofferenza, per le nostre famiglie, per quanti si raccomandano alla nostra preghiera, per la pace e la giustizia sociale nella città di Padova e nel mondo intero. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i devoti di Sant'Antonio, uniti a noi nella preghiera in questo giorno di festa, perché sentano forte questa comunione e si impegnino con Letizia Francescana nella testimonianza del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. In qualche istante di silenzio presentiamo al Signore la preghiera che è nel nostro cuore questa sera e la porgiamo al Signore per intercessione di Sant'Antonio. Ti benediciamo, o Dio onnipotente ed eterno, per il tuo servo Antonio, che hai costituito testimone del tuo amore apostolo del Vangelo. Donaci di meritare la sua intercessione e di camminare in santità di vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva la parte di questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci riempia della luce del tuo Spirito, che illuminò Sant'Antonio e lo fece strumento della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto e doveroso che tutti elevino il canto di ringraziamento a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per la ricchezza dei doni con i quali hai insignito il tuo servo Antonio, inviandolo in mezzo al tuo popolo, predicatore del Vangelo e apostolo di pace. Hai voluto che egli fosse sostegno degli umili per attuare il messaggio evangelico di giustizia, di verità e di amore. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Fabio, suo delegato per questa Basilica, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di fare la penanza, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Per la Santa Comunione ci saranno dei ministri al centro della Basilica, altri qui alla balaustra e nelle laterali. Nelle navate laterali. Chi è in stato di grazia è pregato di accostarsi con ordine e di assumere il corpo di Cristo davanti al sacerdote. Padre Luciano, siamo arrivati al momento della comunione, abbiamo seguito una celebrazione che ha fatto riferimento con l'omelia di Padre Giovanni alla santità, santità proprio incarnata. Siamo partiti da Don Tonino Bello, una bellissima figura. Sì, è riuscito a toccare una figura come Don Tonino Bello, questo vescovo morto giovane di un tumore che aveva lasciato molto perplessi a suo tempo per le affermazioni un po' fuori onda, diciamo, rispetto all'ufficialità, rivalutato particolarmente da Papa Francesco, che ha voluto proprio andare direttamente in tempi recenti sulla sua tomba a pregare. Sono delle scelte che ha fatto, vorrei ricordare, proprio Papa Francesco per rivalutare queste figure, Mazzolari, Don Lorenzo Milani, Don Tonino Bello. Sono tre pellegrinaggi su tre tombe, su tre luoghi di tre persone significative. Questa figura seconda che ha citato il ministro provinciale Padre Giovanni su Padre Placido Cortese. Avremo Padre Giorgio Lagioni, che ci aggiornerà, sì, anche sulla, ecco, ci aggiornerà causa. Perché continuano ad emergere dei fatti che sono proprio nuovi, cioè lascia sorpresi, Padre Giorgio dirà stupiti, della rete che era riuscito a costruire questo fraticello piccolino, zoppicante per un problema di salute che aveva avuto fin da bambino, ma che aveva costruito una rete di solidarietà veramente sorprendente. Anche recentemente sono emersi dei nuovi documenti dagli Stati Uniti, dagli archivi dei militari degli Stati Uniti, che elogiano proprio questa figura per la sua opera. E terzo, quello meno conosciuto probabilmente, ma molto significativo. Molto significativo. Il Messaggero ha appena pubblicato una veloce biografia di questo ragazzo che è sepolto ad Assisi. La famiglia milanese è una famiglia abbiente del Milano, ma che aveva anche una casa ad Assisi, e dove sta nascendo proprio, non dico un culto, ma una memoria viva di questo ragazzo che è sepolto nel cimitero di Assisi. Un ragazzo morto 15 anni, velocissimamente, allievo dei gesuiti a Milano, il Collegio Leone XIII, ma di una trasparenza, di una semplicità. Forse abbiamo imparato a conoscere di più, più famoso anche perché è passato più tempo, Pier Giorgio Frassati, ma vedo che sono delle figure che continuano ad emergere. Tra l'altro questo legame di un ragazzo giovanissimo nei confronti dell'Eucarestia. Sì. Che è una cosa che sembra non appartenere ai giovani, questa consapevolezza di che cosa significhi l'Eucarestia, la stiamo vivendo in questi istanti, tra l'altro, è una cosa che in qualche modo stupisce anche questa, forse. Ma stupisce molto anche perché questo ragazzo, io ho avuto modo di leggere la biografia, cioè questo ragazzo che avrebbe avuto mille possibilità di distrazioni, di persone, di contatti, eccetera, e che invece è come colpito da una grazia particolare, da un dono dello Spirito Santo, che riesce ad avere delle ottime relazioni con i suoi amici, è punto di riferimento per moltissime persone, eppure riesce a concentrarsi su questa realtà così importante, fondamentale per la vita del credente, che è l'Eucaristia.
E la cosa che mi ha colpito forse anche di questa associazione, di questi tre personaggi, tre persone, tre personalità e tre esempi anche, è il fatto che siano proprio esempi di santità incarnata nel quotidiano, in vite vissute come possiamo viverle noi, con uno spirito proprio di santità. Quindi si può fare. Si può fare, appunto è questo. Cioè, io poi credo che anche questa scalarità con cui li hai presentati, cioè persone, personalità, personaggi. Facciamo il viaggio a ritroso, cioè personaggi oggi, perché sono stati evidenziati nelle cronache, nella conoscenza, in questo diventati famosi, con delle personalità loro, ognuno con la sua personalità che li caratterizza, ma soprattutto persone molto concrete che sono vissute anche loro proprio nella quotidianità della loro vita, senza niente di straordinario, ma con un fuoco dentro il cuore, ecco, se possiamo dire, e che è questa anche la storia della santità. Non sono persone al di fuori della vita, sono persone che vivono concretamente la loro vita, la loro esistenza, con una fiamma nel cuore. Ecco, vorrei proprio utilizzare questa immagine, perché è anche quella che ha infiammato la vita di Sant'Antonio. E non per niente anche Sant'Antonio, mi permetto di ricordare che la sua iconografia ricorrente è proprio di vederlo, soprattutto l'iconografia nel centro Italia, ha questa fiamma in mano che sta a significare proprio questa fiamma che sta anche nel suo cuore. Bisogna trovare il cerino per accendere la fiamma, si accende da sola? Ma il cerino, il cerino ce lo dà il battesimo, poi tocca a noi tenere accesa questa fiamma, alimentarla ecco, con l'olio della carità, l'olio della speranza e l'olio della fede. Ecco, l'olio della fede, della speranza e della carità, cioè si intrecciano tutti e tre, non sono uno disgiunto dall'altro. Questo è l'olio che alimenta la fiamma. E che bisogna entrare dentro questa consapevolezza. Noi stiamo intanto vedendo veramente una marea di persone che si stanno accostando all'Eucaristia, stanno facendo la comunione. Vi ricordo che al termine della celebrazione sembra che il tempo ci stia per il momento graziando, perché era stata minacciata pioggia su questa giornata, ma il tempo per il momento tiene, per cui se questa continuerà ad essere la situazione, al termine della celebrazione avremo modo di seguire la processione attraverso le strade della città di Padova, che sancisce proprio questo patto fra la Basilica e la città. Credo che il termine patto sia un termine significativo, appunto. Un'alleanza. È un'alleanza antica che si rinnova ogni anno il 13 giugno e che vive di questo segno, cioè Sant'Antonio che aveva calcato queste strade molto diverse rispetto a quelle attuali, ma aveva sempre calcato questi luoghi, ecco, che ritorna a ricalcarli, ad abitarli, a benedirli, a rifocolare una speranza, appunto una processione ha questo significato e si lega fortemente al fatto del camminare. Certo, avremo modo di ritornare su queste più tardi metafore e su queste immagini fortemente simboliche. Intanto ci prepariamo a vivere l'ultima parte della celebrazione. L'ultima parte, ci sono sì, i ministri dell'Eucaristia stanno ritornando, sono i giovani novizi che da Assisi ormai per una tradizione ogni anno vengono a Padova per vivere proprio l'esperienza della tredicina di Sant'Antonio. Vivono ad Assisi nella Basilica di San Francesco, ho avuto modo di parlare con loro e sono stupiti, vorrei dire, di questa affluenza così intensa, numerosa. Ed eterogenea. Estremamente mutevole nelle... Sono due santuari molto diversi l'uno dall'altro, anche se Antonio è il figlio di Francesco, il discepolo di Francesco, ma poi la storia li ha costruiti in modo diverso. Stiamo proprio vedendo i volti degli amici di Sant'Antonio. È da questa mattina alle 6 che la Basilica proprio è sempre piena zeppa di persone che sono venute per questo incontro. Siamo ormai, sì, anche l'Eucaristia è stata distribuita. Un momento di silenzio. Vediamo.
La partecipazione ai tuoi sacramenti, Signore Dio nostro, alimenti in noi la fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che Sant'Antonio ha servito con amorosa dedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Inizia ora la processione per le vie della città. Sfileranno secondo quest'ordine: il gonfalone dell'Arciconfraternita del Santo, il complesso strumentale di Campo d'Arsego, il gruppo di Boy Scout con bandiera, l'Unitalsi, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Comune di Padova, la Croce Verde di Padova, la Croce Rossa Italiana, il complesso strumentale di Galzignano, Bus Italia Veneto, l'Associazione Culturale Veccia Padova, l'Associazione Gatta Melata, il gruppo alimentaristi Ascom Padova, l'Associazione Cattolica... Stiamo sentendo, Padre Luciano, l'elenco delle tantissime realtà che proprio daranno volto e piedi a questa processione. Stavamo parlando prima di un'alleanza, di un patto con la città, anche nelle presenze, questo si può confermare? Ma direi decisamente di sì, sono quasi una settantina i gruppi e le associazioni che partecipano alla processione. Come dicevamo, è proprio qualcosa di corale. Ecco, di una... Ricordiamo anche le bande, tra l'altro, perché c'è anche questa presenza così forte, così caratterizzante. È una tradizione a cui poi queste bande locali di Campo d'Arseto, Galzignano, Santa Maria di Sala, il complesso strumentale Christus Vincit, il complesso di Selvazzano e dei Colli Uganei, anche questi appartengono ormai alla tradizione, ritmano il cammino con la loro presenza musicale. E ci dice anche proprio una partecipazione di territorio che va ben oltre i confini della città di Padova. Superano i confini, proprio... sì, superano i confini della città di Padova, poi anche perché dice molto di questo desiderio di essere presenti a questa processione. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro come i gruppi si formino, raggiungano la Basilica per l'uscita. Tra l'altro penso sia anche complicato gestire l'organizzazione di così tanti gruppi che compaiono all'improvviso sui nostri televisori, ma in realtà dietro c'è un lavoro di organizzazione notevole. Evidentemente c'è una prassi consolidata ormai da tanti anni, e sono tutti gruppi che sono presenti, si stanziano nei chiostri dietro la basilica del convento e quando è il momento appunto escono. Non sono fantasmi che escono, ma sono persone molto concrete. A noi sembra che compaiano bisogna andare nel retrobottega, dietro le quinte, per vedere poi che cosa muove tutto questo movimento. Quindi anche a livello di organizzazione c'è una macchina che funziona davvero come un orologio. Che funziona come un orologio sincronizzata e che vive anche di una lunga esperienza. Ecco. Usciranno, ci sono anche tutte le auto con gli altoparlanti che escono. Vediamo in fondo, mi pare, i Colli Uganei. Sì. Sì, nelle immagini che gli amici che ci stanno seguendo in streaming o attraverso canali televisivi, ecco, sono immagini che proprio facevano vedere la cornice dei colli, tra l'altro serena. Sì, serena, sì. Ogni anno c'è sempre questa palpitazione di cuore, piove o non piove, il tempo tiene o non tiene, ma direi che per la maggior parte delle volte in questi anni ha sempre tenuto, sì, eccetto qualche rara eccezione in cui il tempo ha voluto fare quello che ha voluto. Stiamo vedendo tra l'altro una macchina particolare, quella che porta la statua di Sant'Antonio. Sì, quella è una jeep della polizia che viene attrezzata in modo particolare e che carica la pesante statua di Sant'Antonio. Questa statua fatta fare alla fine degli anni 40 a Ortisei dall'allora rettore della Basilica, padre Erminio Leonardelli, e che è diventata un po' la statua simbolo della Tredicina. Questo invece è il gonfalone
ufficiale di Sant'Antonio. Quindi c'è questo misto anche di tradizioni consolidate, ecco, che portano. Ecco, la prima, allora, banda, questa è la banda di Campodassero. Lasciamo alla regia il compito di farci entrare proprio nello spirito di questa festa, perché di fatto è una festa. Mentre la processione si sta snodando, vorrei ricordare a chi ci sta seguendo che c'è la possibilità di rivedere in replica questa sera alle 21 la processione, che invece noi abbiamo la possibilità e il piacere di vivere in diretta. State vedendo appunto come si stia snodando una processione che ha nella parte iniziale la rappresentanza di tutte le associazioni che in qualche modo si occupano della persona, di assicurare la sicurezza, la salute, l'assistenza di ogni persona. Quindi diciamo che siamo in perfetto stile, in perfetto spirito con quello che è l'anima francescana. Sì, direi con quello che è l'anima francescana e con lo spirito di solidarietà. Sappiamo che è una realtà molto presente, soprattutto nel Veneto, nel nord Italia, c'è questa attenzione verso forme di volontariato che qui sono organizzate, le stiamo vedendo, con le loro divise in modo da essere riconosciuti, perché la divisa ha sempre un ruolo importante nell'identificazione. Ci sono tra l'altro diverse associazioni, diversi gruppi che intorno a Sant'Antonio sono cresciuti, si sono costituiti e si sono organizzati. Li riconosciamo spesso dai loro mantelli, dai loro gonfaloni anche. Beh, cioè ci sono delle realtà, credo la più antica è quella dell'Arci Confraternita di Sant'Antonio,
sappiamo che è presente fin dal 300, è quella che continua ancora oggi proprio come arci confraternita e che gestisce il pane, che gestisce varie attività proprio in questa sede con la scuoletta di della scuoletta del Santo, come viene chiamata. Dove ci troviamo noi? Dove ci troviamo noi in questo momento e stiamo trasmettendo. C'è poi, questa è una nuova associazione, credo è cresciuta in questi ultimi anni, la Veccia Padova. Sono gruppi culturali, ma che si ritrovano tutti quanti fortemente intorno a Sant'Antonio. Sì, cioè, ma soprattutto in questa processione, perché è la processione ufficiale della città di Padova. 1979 questo qui è stato. Forse sono i più recenti. Sono i più recenti, credo. Abbiamo visto prima invece quelli che dall'Ottocento hanno il privilegio di portare la reliquia del mento, commenteremo dopo, che è l'associazione dei macellai. Macellai dell'Immacolata. Allora lasciamo sempre che la regia ci accompagni intanto con le immagini e andremo a commentare tra poco altre presenze. Lo chiamò a sé attraverso Sorella Morte. Scrive Sant'Antonio, nota che altro è credere a Dio, altro è credere Dio, altro è credere in Dio. Credere a Dio significa credere vero ciò che Egli dice, e questo lo fanno anche i cattivi. Credere Dio significa credere che Dio esiste, ciò che fanno anche i demoni. Credere in Dio vuol dire credere e amarlo, credere e andare a Lui, credere e aderire a Lui e venire così incorporati nelle sue membra. Invochiamo l'intercessione del Santo, dicendo: Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché nei momenti di dolore e di difficoltà non perdiamo la fiducia nell'amore di Dio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché sosteniamo la nostra fede con la partecipazione viva ai sacramenti. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché coltiviamo la nostra fede con una adeguata istruzione religiosa. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché ci sentiamo membra vive del corpo di Cristo che è la Chiesa. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché siamo testimoni autentici del Signore con la nostra vita. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il nostro cuore sia sempre assetato di Dio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, tutta la tua predicazione ha avuto come scopo quello di guidare i credenti a porre la loro fiducia in Dio, Padre di tutti. Intercedi per quanti non credono, perché conoscano il volto di Dio, e per quanti già credono, perché abbiano una fede ancora più forte e totale, che segni profondamente la loro vita. Ce lo conceda colui che ti diede una fede forte, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio. Padre Luciano, abbiamo seguito questa preghiera che è la prima di quelle che scandiranno la processione, perché questa è una processione di fede in primo luogo. Sì, è una processione di fede,
Cioè, non è solo un'esibizione di gonfaloni o di bandiere, ma credo che sia una delle caratteristiche della, proprio della processione di Sant'Antonio, dove tutte le associazioni presenti a Padova desiderano partecipare con i segni che indicano, che danno la loro identità, però soprattutto è un itinerario di preghiera, ecco. Un itinerario di preghiera, ricordiamo magari le tappe velocemente che scandiscono la processione. Abbiamo sentito Sant'Antonio uomo di fede in questa prima preghiera. Seguiremo Sant'Antonio uomo di preghiera proprio, il Sant'Antonio amico dei poveri, il Sant'Antonio difensore degli oppressi, Sant'Antonio uomo di pace, Sant'Antonio il Vangelo, Sant'Antonio l'Eucaristia, Sant'Antonio la Chiesa, il Sant'Antonio che chiama alla conversione, Sant'Antonio frate minore, figlio devoto di Maria, sentiremo anche la vita oltre la morte, quindi già semplicemente nell'elencazione degli aspetti che vengono approfonditi nella preghiera ritroviamo tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, ritroviamo la fede, ritroviamo l'accompagnamento dei poveri e degli oppressi, ritroviamo l'adesione totale al Vangelo, l'immersione nell'Eucaristia. Vorrei dire che è un ricelebrare quella che è stata la vita di Antonio, la sua recezione nel tempo, e forse può essere proprio significativo che questo andare, ecco, sia ritmato dal richiamare quella che è stata la realtà più profonda di Sant'Antonio, per cui continua ad essere un momento in cui la città si torna a identificarsi con la sua figura e soprattutto a ricordare una presenza che a distanza di 8 secoli continua ad essere ancora una presenza viva. Basta vedere questa, la quantità appunto di persone che ci sono, e possiamo anche dire che non è solo una questione di quantità ma è anche una questione di qualità. Poi credo che molti anni che seguo appunto la processione, molte volte potendola anche commentare, e sento che è un momento che ha anche una sua interiorità, ecco. Non è soltanto esteriore, ecco, ma c'è un momento anche di interiorità, questo camminare, questo pellegrinare, questo muovere il corpo in un cammino che è fortemente simbolico e significativo, metaforico proprio dell'esistenza umana. Continuiamo allora a seguire la preghiera. Sotto le ginocchia, dovuto al prolungato stare in ginocchio sul pavimento o sulla terra, abitudine che viene sottolineata più volte dalle antiche biografie. Scrive Sant'Antonio: il Signore si manifesta a coloro che sostano nella pace e umiltà di cuore. In un'acqua torbida e movimentata non appare il volto di chi vi si specchia. Perciò, se vuoi che Cristo ti mostri il suo volto in atto di guardarti, fermati, raccogliti nel silenzio, chiudi le porte dell'anima allo strepito delle cose esteriori. Pregate senza interruzione, sempre ringraziando, come dice l'Apostolo. Si prega in 3 modi. Con il cuore, con la bocca e con la vita. In concreto, non smette di pregare chi non smette di fare il bene. Invochiamo l'intercessione del Santo, dicendo: Sant'Antonio, intercedi per noi. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché non ci limitiamo a ricordarci di Dio soltanto quando siamo nel bisogno. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché nelle nostre famiglie si impari a pregare insieme. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché impariamo a pregare con cuore puro ed umile. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché la preghiera che pronunciamo con la bocca sia sempre in sintonia con il cuore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché testimoniamo con la vita la nostra comunione con il Signore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché ci rendiamo conto che il nostro cuore è inquieto
finché non lo lasciamo riposare in Dio. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché riscopriamo la gioia del silenzio e dei momenti di ritiro. Sant'Antonio, intercedi per noi. E ora, con le parole stesse che Gesù ci ha insegnato, preghiamo insieme. Padre nostro. Non solo la città, Padre Luciano, c'è un movimento intorno a Sant'Antonio che attraversa veramente tutto il mondo, lo stiamo vedendo. Esatto. Perché le immagini che abbiamo visto fino ad ora, durante la preghiera, ci hanno fatto attraversare i 5 continenti e continuano a farci attraversare i continenti. E continuano ad attraversare i continenti anche perché sempre di più, cioè attorno alla Basilica del Santo, trova identificazione. Trovano identificazione molti gruppi etnici. Sono sfilate le bandiere della Polonia. Con la Polonia c'è un'antichissima tradizione, cioè che risale fino al 400. La Nazio Polonica era presente proprio qui vicino al Santo, con gli studenti. Qui vediamo una realtà che è andata costruendosi in questi anni dello Sri Lanka, che il 1° maggio è il momento in cui si ritrovano tutti quanti attorno alla Basilica. Ci sono poi le comunità albanesi, le comunità croate, la comunità lituana è sfilata, cioè sono le comunità che trovano presenti qui a Padova o nel territorio veneto o anche lombardo, ma che trovano nella Basilica un punto di riferimento. Ecco qui la comunità lituana. E direi che in momenti di tensione come quelli che stiamo vivendo oggi, ritrovare tanti popoli intorno a Sant'Antonio è il segno di una pace universale, sì, in qualche modo, che stiamo seguendo. È il segno di una possibilità che viene ad essere data senza nulla togliere le fatiche, la fatica che stiamo vivendo in questo momento, ma che ci sono delle possibilità di poterci incontrare in una fraternità che va oltre i confini. C'è una comunità rumena che è intensamente presente. Poi è bello questo mantenimento dell'identità, sì. Pur in comunione. Sì, perché non è una omologazione, ma queste comunità rumene. Non è l'omologazione, cioè quanto più forte è l'identità e scoperta nei suoi valori, nel momento in cui incontrano altre identità, invece di chiudersi, vivono un incontro. E allora è una realtà che diventa sinfonia. In questo c'è la grande intuizione anche di Papa Francesco, quando dice che la realtà è poliedrica, non è monolitica. Poliedrica vuol dire che è un'unica realtà, ma che ha molte facce. Molte facce. E nel momento in cui... E che diventa un'unica realtà mantenendo le sue facce. Mantenendo le sue facce, appunto. Non si tratta di perderle, di annullarle, di negarle. Ecco, qui invece vediamo i fratelli e le sorelle della confraternita, dell'arciconfraternita di Sant'Antonio. Ci stiamo avvicinando infatti alla sezione più importante della processione, stiamo andando verso le reliquie, verso la statua del santo, sì. E a mano vediamo qui infatti sono i gruppi più consolidati, più vicini a consolidati. Sant'Antonio. Questi sono i membri abbiamo del villaggio di Sant'Antonio, il villaggio Sant'Antonio di Noventa. Ecco, adesso vengono le comunità di San Francesco, quello per il recupero delle varie dipendenze che c'è a Monselice, i paggetti di Sant'Antonio. Che sono una figura amatissima. Sì, sono molto caratteristici dal 1931 quando vennero costituiti. Ecco, e qui entriamo un po' nel cuore, con l'associazione dei macellai dell'Immacolata, istituita ancora a metà dell'Ottocento, sempre legati alla Basilica, che hanno l'onore di portare la reliquia importante Antonio, del mento di Sant'Antonio. Anticamente veniva portato anche la reliquia della lingua di Sant'Antonio, poi sospesa perché troppo fragile il reliquiario. Sì. In processione vengono portate due reliquie, che è quella il mento di Sant'Antonio e il provinciale che porta la reliquia del dito di Sant'Antonio. Che non aveva mai e sono tutte reliquie che appartengono alla
funzione di Antonio, certo, come il predicatore. Certo, il mento, la lingua che non abbiamo più la possibilità. Il dito dell'indice della mano destra, che è quello che indica il cielo, come diceva San Gregorio Magno, appunto, che l'indice elevato che ti indica la meta verso la quale andare. Questo è l'OFS, cioè l'Ordine Francescano Secolare, accompagnato dal suo cappellano Padre Antonio Guizzo. E che poi, dopo tutta questa sfilata di associazioni, di gruppi, dell'identità, il popolo di Dio è che segue, tutti quelli che desiderano. Attendiamo allora intanto l'uscita delle reliquie. Gli incolti, gli uomini dei campi e le vecchiette che hanno sete della parola della vita e dell'acqua della sapienza salvatrice. I poveri sono il popolo del Signore. Costoro egli consola. Privi di beni materiali, egli li consola con i suoi beni. Sant'Antonio, fedele discepolo del Signore, prega per noi. Cantore della povertà di Cristo, prega per noi. Difensore dei poveri, prega per noi. Tesoro della carità, prega per noi. Consolatore degli afflitti, prega per noi. Esempio di mitezza, prega per noi. Consolatore dei poveri, prega per noi. Evangelizzatore dei poveri, prega per noi. Amato dai poveri e dai piccoli, prega per noi. Sant'Antonio, esempio di temperanza, prega per noi. Amico degli umili, prega per noi. Modello di ogni virtù, prega per noi. Patrono di chi è nel bisogno, prega per noi. Amante della povertà, prega per noi. Uomo dal cuore puro, prega per noi. Sant'Antonio, liberatore dei prigionieri, prega per noi. Seminatore di miracoli, prega per noi. Santo che tutto il mondo ama, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci. Stiamo accompagnando, diciamo, la parte più rappresentativa di questo sodalizio tra la città e, tra l'altro, tra la Basilica e anche la Diocesi di Padova, perché non sono due cose che si identificano, sono due realtà che camminano insieme ma con una loro identità. Beh sì, qui è una storia un po' complessa, possiamo sintetizzarla in questo modo. Intanto la Basilica è sempre stata la cattedrale civica di Padova, costruita appunto in sinergia tra la comunità francescana e la città, che ha voluto questa enorme, grande basilica, molto particolare e anomala, ecco, rispetto ad altre architetture religiose. L'evento poi che ha cambiato un po' tutto quanto è stato nel 1932, quando, in applicazione ai patti lateranensi, la Basilica del Santo divenne di proprietà dello Stato del Vaticano. Quindi è una basilica pontificia. È una basilica pontificia. Vorrei anche sottolineare che dal 1996 c'è una Costituzione apostolica che la definisce come un santuario internazionale.
cioè un documento della Curia Vaticana della sede apostolica che ha definito appunto la Basilica come santuario internazionale, riconoscendogli questa internazionalità che da sempre ha avuto. Il legame con la diocesi, la Basilica è governata, c'è la presenza di un delegato apostolico nominato dalla sede apostolica, in questo momento dall'anno scorso Monsignor Fabio Del Cigno, che è anche delegato per Loreto, unisce le due funzioni. E la novità è che già l'anno scorso con il suo predecessore partecipa direttamente alla processione, cosa che prima era inusuale. E dall'anno scorso, l'altra novità, partecipa anche il Vescovo di Padova. Li vediamo, padre Luciano, proprio vicini, Monsignor Del Cigno, quindi il delegato pontificio, e il Vescovo di Padova. Il Vescovo di Padova. Sì, è una comunione che da alcuni anni, legato anche alle due personalità, che hanno costituito una novità nella tradizione, perché mai il Vescovo di Padova e il delegato partecipavano alla processione. Mentre invece da tempo immemorabile il Vescovo di Padova, assieme al capitolo dei canonici della cattedrale, ha il diritto di presiedere alla messa del 11 del mattino. Dal 1237, mi pare che questo sia l'anno in cui appunto il capitolo cattedrale con il Vescovo aveva il diritto di celebrare in Basilica. E questo continua anche questa mattina. Il Vescovo ha celebrato con più di 45 sacerdoti del clero diocesano. Nel frattempo il Sagrato ha accolto la reliquia del dito portata da padre Giovanni Voltan. E adesso la statua è il momento forse più atteso. Sì, perché è quello più evidente, più significativo. Infatti l'applauso lo accompagna sempre. Ecco, è quasi vedere realisticamente la presenza del santo raffigurato nella statua. Questa statua, tra l'altro, si parlava prima di Sant'Antonio che porta la fiamma. Qui abbiamo il Sant'Antonio a cui siamo più abituati, Sant'Antonio con il bimbo. Sì, questa direi che è l'iconografia ufficiale, cioè l'iconografia iniziale ufficiale è Sant'Antonio con il libro, cioè l'uomo della Bibbia, della parola di Dio. Poi dal 400 appare anche il bambino collegato alla visione che Antonio avrebbe avuto e successivamente si unisce anche il giglio, per cui questa è l'iconografia che compone anche un percorso iconografico che si è costruito nel giro di 2-3 secoli. Successivamente si unisce anche il segno del pane, che rimane il segno della carità, che continua anche oggi ad essere fortemente vissuto e presente nella devozione antoniana. Ricordiamo che è proprio l'arciconfraternita quella che ci sta ospitando. Sì, aveva proprio questa funzione, aveva questa funzione di dispensare il pane per le persone nel bisogno. Il pane, ma poi molto altro oltre al pane. Il pane è qualcosa di simbolico di altre necessità e di altre fami anche. Ecco, c'è questa bellissima statua appunto di Sant'Antonio, come dicevo prima, fatta fare ad Ortisei alla fine degli anni 40 dal rettore di allora, padre Erminio Leonardelli.
Posso anche ricordare che quando, dopo la ricognizione del 1981, venne ricreato il volto di Sant'Antonio, presumibilmente il corrispondente all'originale, ma non è mai stato convincente, perché questa è l'immagine che si veicola di Sant'Antonio. Di Sant'Antonio, quella a cui probabilmente anche tutti noi siamo più, sì, più legati. C'è un immaginario affettivo, ecco, sì. Diciamo così. Accompagniamo allora la statua in processione, grazie alla regia. Prega per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, difensore energico degli oppressi, guarda agli oppressi del nostro tempo. Non sono più poche persone a soffrire, ma popolazioni intere. Guarda agli oppressi, i poveri di Cristo, come tu li chiamavi, e ottieni che noi cristiani ci impegniamo a lottare non solo contro le situazioni di miseria. Come dicevamo all'inizio di questa diretta, dal Sagrato, padre Oliviero Svanera, che è il rettore della Basilica del Santo, non può farci compagnia perché chiaramente è impegnato in processione. Abbiamo però voluto comunque raccogliere la sua voce, ve la proponiamo adesso in questa riflessione in cui padre Oliviero si lega in particolare al tema di questo 13 giugno, ossia i giovani. Ascoltiamolo insieme. Padre Oliviero, quest'anno abbiamo una festa del Santo associata ai giovani e io vorrei capire, secondo lei, nel 2018 che giovane sarebbe Sant'Antonio? Abbiamo pensato al giovane antoniano legandolo al momento ecclesiale del Sinodo sui giovani voluto da Papa Francesco. Pensare a Sant'Antonio e ai giovani credo che sia un bel abbinamento e credo che possa dire tante cose. Per esempio, pensare a Antonio oggi come un uomo che interroga il proprio cuore e si lascia così coinvolgere nel desiderio di vivere la propria vita in pienezza, credo che appartenga questo desiderio a tutti i giovani, per la verità. Però ecco, Antonio ci crede e abbraccia questo desiderio incontrando l'ideale di San Francesco. Anche il coraggio credo che sia un aspetto, un atteggiamento proprio di Antonio, che poi si è accompagnato un po' in tutta la sua vita. Poi il coraggio anche di credere nel suo sogno e di così con generosità lanciarsi in ciò che il suo desiderio lo chiamava. Questa secondo lei è anche la giovinezza eterna, potremmo dire, del messaggio di Sant'Antonio, o c'è anche qualcos'altro che rende giovane il messaggio di Sant'Antonio oggi? Il messaggio di Antonio è un messaggio, diciamo così, pluriforme, è un messaggio che continua a parlare oggi e trasversale anche all'età, per la verità, e quindi raggiunge i giovani come raggiunge anche i meno giovani, ma credo che abbia degli aspetti interessanti sul versante della fede, innanzitutto perché Antonio è un uomo che ama il Vangelo, che lo studia, che lo approfondisce, che lo prega. E quindi dice qualcosa al nostro mondo forse troppo ripiegato sulla terra e con uno sguardo così un po' miope. E dall'altra parte dice qualcosa anche di cosa vuol dire la passione per l'uomo, quindi questa sua ricerca della giustizia, dei diritti, della lotta per i più poveri. Dice anche di un bisogno di andare oltre un po' le nostre quattro mura di casa, anche i nostri problemi politici, e guardando anche ad un'umanità sofferente. Su questo Antonio ha tanto da dirci ancora. Pensando ai giovani, che augurio vuole fare proprio ai giovani nel giorno del Santo? Ma si dice che i nostri giovani sono un po' frenati, no? La disoccupazione, la mancanza di lavoro, la fatica a uscire di casa, le difficoltà inerenti appunto agli aspetti anche così psicologici, perché si ha poco futuro davanti.
Ecco, l'augurio è che si possa trovare nello sguardo su Antonio quello di una giovinezza che ha bisogno dei giovani, che ha bisogno di qualcuno che si spenda, di qualcuno che crede in se stesso, di qualcuno che offra tutta la propria vitalità. Questo lo possono fare solo i giovani. Signore, ti dia pace. Per cui versano lacrime gli innocenti e non c'è nessuno che li conforti. Fratelli carissimi, la processione continua a snodarsi attraverso le strade della città. Abbiamo modo di accompagnarla con le nostre telecamere. Ringrazio anzi i tecnici che stanno permettendo a tutti noi di entrare proprio nel cammino della processione. Nel frattempo mi ha raggiunto qui nella postazione della Scoletta del Santo padre Giorgio Lagioni. Ci siamo salutati sul sagrato, padre Giorgio, con la promessa di ritrovarci insieme per parlare di padre Placido Cortese. Lo abbiamo sentito citato nell'omelia di padre Giovanni. Padre Olivero parlava di giovani e lei proprio sul sagrato diceva che anche padre Placido Cortese era una persona ancora giovane che si è sacrificata per gli altri. Sì, certamente. Aveva più o meno l'età di Sant'Antonio, 37 anni. Cortese, sì, 37 anni, quando appunto è andato incontro al suo martirio. Questa... Possiamo chiamarlo un eroe silenzioso in qualche modo, sì, perché tra l'altro certo, si è conosciuta certo. La sua storia molti anni dopo. Sì, molto tempo dopo. Sì, quasi 50 anni ci sono voluti per conoscere quale era stata la fine. Drammatica ma gloriosa nello stesso tempo, perché si tratta di un martirio, anche se finora la Chiesa non ha preso in considerazione il martirio, non avendo a disposizione la documentazione probante, ma oggi disponiamo anche di nuovi documenti che potrebbero riaprire questo filone. Perché avete deciso, padre Giorgio, di portare avanti questa causa? Che cosa volevate riconoscere, che fosse riconosciuto universalmente? Certamente, perché questa meravigliosa figura di Francescano, vissuta proprio qui all'ombra delle cupole del Santo, come si dice, sì. Quasi tutta la sua esistenza sacerdotale, esclusi i 3 anni, l'ha vissuta qui proprio nella Basilica del Santo, dal 1930, esclusi appunto 3 anni, fino al 1944. E si sapeva che durante la sua permanenza qui a Padova, oltre ad aver ricoperto per circa 7 anni l'incarico prestigioso di direttore del Messaggero di Sant'Antonio, e sotto la sua direzione venne costruita la tipografia, è opera di padre Placido Cortese, la tipografia del Messaggero che prima non c'era. Quindi senza di lui sì. Non riusciremmo ad avere neanche questo strumento così formato, certo, così strutturato. E con la sua, diciamo, col suo dinamismo ha saputo più che raddoppiare gli abbonati a questo strumento di collegamento tra i devoti e la Basilica del Santo. Quindi un uomo anche intraprendente, pur essendo un uomo umile, un uomo... sembrava anche dimesso da come appariva, eppure era un uomo dotato anche di intelligenza, ma grandissima intelligenza, soprattutto di un grande cuore. Ecco, un amore per il prossimo che gli costò la vita. Certo, e noi vediamo proprio in una lettera scritta nel 1932 a un
un ecclesiastico, nella quale si prende cura proprio di una persona che era andata incontro a una disavventura e soffriva molto, citare le parole di San Paolo, applicandole però a se stesso: Caritas Christi urget me. Pensiamo che San Paolo scrive urget nos, cioè la carità di Cristo, l'amore di Cristo ci prende, ci spinge ci motiva, ecco, sempre motivato dalla carità di Cristo nel suo amore al prossimo, fino a quel momento tragico della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, ora, prima dell'8 settembre del 1943 era ancora direttore del Messaggero. Padre Placido Cortese si prende cura degli internati sloveni e croati nel campo di concentramento qui a Padova. Anche qui avevamo i campi di concentramento, ed erano stati deportati sloveni e croati, privandoli della libertà, e lui si era preso cura, proprio anche incaricato a questo dal delegato pontificio, e anche qui si è distinto proprio per la sua carità, proprio veramente sovrumana è stata definita. Dopo l'8 settembre 43 invece Padre Placido Cortese si dedica alla a quell'attività clandestina per mettere in salvo prigionieri alleati che erano fuggiti, ebrei e persone perseguitate. Ecco, la interrompo un attimo, Padre, sì. Giorgio, perché chi ci sta seguendo da casa ha la possibilità appunto di vedere la reliquia, in particolare del mento, portata attraverso le strade centrali della città di Padova. Ed erano proprio le strade attraverso cui Padre Placido muoveva la sua rete di carità e di solidarietà. Questa è la città, certo, queste sono le strade, sì. Sono le piazze, è il cuore della Padova in cui Padre Placido proprio si diede tutta la sua vita a chi aveva bisogno in quel momento. Che lui stesso percorreva a piedi, ma soprattutto in bicicletta, sì. Quando andava a Chiesa Nuova, alla periferia di Padova, portando non solo il conforto spirituale ma anche generi di necessità, medicinali, denaro, che era destinato a questi internati. Senta, Padre Giorgio, 20 anni fa più o meno, sì. è partito esatto. Questo iter, certo. C'è stato l'avvio della causa di canonizzazione. Certamente, sì. E per rendere merito a cosa, soprattutto? Soprattutto per era conosciuta l'opera di Padre Cortese durante l'ultima guerra, ma dopo non essendo stato possibile conoscere subito qual era stata la sua fine, c'era stata come una specie di sospensione di giudizio e un po' di tutto, un limbo, perché non si sapeva che fine aveva fatto, perché sappiamo che arriviamo all'8 ottobre 1944 quando con uno stratagemma viene chiamato fuori della basilica dove l'aspettava la Gestapo, che l'ha portato a Trieste, e lì è stato trattenuto per circa un mese, forse più di un mese, nel bunker di Piazza Oberdal a Trieste, torturato brutalmente per diversi giorni, per diverse settimane, fino alla morte, perché volevano sapere i nomi dei collaboratori di questa rete clandestina che ha permesso a centinaia di persone di trovare scampo. Tornando all'iter della causa, a che punto è l'iter? Dopo 20 anni, dopo a che 20 cosa siamo arrivati? Siamo riusciti, ecco, a stampare e a depositare presso la Congregazione delle Cause dei Santi un volume che si chiama Positio Super Vita Virtutibus et Fama Santitatis. Ecco, voi non, da casa non lo potete vedere, Padre Giorgio l'ha portato, è proprio un tomo, veramente un volume corposo. Sono quasi 800 pagine, dove vengono raccolte tutte le notizie, l'inchiesta diocesana compiuta a Trieste, le varie indagini d'archivio in Italia e all'estero, perché abbiamo trovato interessanti documenti anche all'estero. E tutto questo è stato raccolto, le testimonianze raccolte appunto durante l'inchiesta diocesana, e stampate e trasferite in questo volume. Adesso tutto questo è depositato presso la Congregazione. I prossimi passi dovrebbero essere l'esame da parte di consultori teologi della congregazione per verificare le eroicità delle virtù da lui esercitate. Che tempi si prospettano, secondo lei, Padre Giorgio? Noi stiamo chiedendo che questo esame avvenga al più presto, considerate l'attualità di questa bellissima figura che ultimamente ha avuto anche l'altissimo riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il conferimento della medaglia d'oro al merito civile che lui stesso ha voluto consegnare
a noi frati l'8 febbraio scorso, quando è venuto qui a inaugurare l'anno accademico dell'università. Un gesto veramente inaspettato che ci ha riempito di gioia e di stupore, e che il presidente Mattarella ha voluto così tributare a questa stupenda figura di padre Placido, che in Sant'Antonio aveva un riferimento ben preciso anche per la sua missione, per il suo apostolato. Lì vorrei proprio citare quanto ha scritto un confratello proprio di lui nel 1964, quindi 20 anni dopo la sua morte, un bellissimo articolo del Messaggero che è stato riportato anche nella Posizio. Ecco, era il padre Virgilio Gamboso che scriveva, che tra l'altro è meritorio perché è conosciuto per aver dato alle stampe le fonti agiografiche, l'edizione critica delle fonti agiografiche antoniane. Ecco, padre Virgilio Gamboso scriveva: con denaro e generi affidatili dal Papa, e questo corrisponde alla verità, e da persone pietose, il direttore del Messaggero cercò di far fronte alle necessità più urgenti. A molti salvò la vita, a moltissimi ridonò speranza in ore di angosce, non lo ispirarono calcoli egoistici, non lo incitavano passione di parte, ciò che lo animava era unicamente lo zelo ardimentoso di beneficare chi soffriva, lo meritasse o no. Possiamo ben dire che riviveva nel piccolo infaticabile frate il cuore intrepido del suo santo prediletto Antonio di Padova. Padre Giorgio, quindi abbiamo chiuso il cerchio in qualche modo. Sì. Padre Placido che rientra in Sant'Antonio e c'è questa, certo, sì. Questo circolo proprio. Lui si ispirava a Sant'Antonio, ma io dico sempre che Sant'Antonio è stato anche complice di padre Cortese nella sua opera di carità. Certamente. Perché certamente. Cosa facevano? È ben noto questo. Per fabbricare, costruire questi documenti falsificati che permettevano a questi perseguitati di raggiungere la salvezza, padre Placido sceglieva le foto che i pellegrini lasciavano all'arca del santo, alla tomba del santo. E credo che Sant'Antonio approvasse questo, perché le foto lasciate come svoto, come ringraziamento, come richiesta di grazia, sono diventate grazia, salvezza, libertà per tante persone che grazie all'opera di padre Cortese e dei suoi collaboratori hanno potuto guadagnare la libertà e la salvezza. Grazie padre Giorgio per questo aggiornamento, speriamo che la causa vada avanti velocemente, che si riesca ad avere sugli proprio, altari. Sì, lo speriamo, perché è una bellissima figura e sarebbe veramente per la Basilica del Santo il riconoscimento della sua santità, un traguardo meraviglioso. Grazie, ecco. Grazie ancora padre Giorgio. Grazie a voi e grazie anche a loro che ci hanno sentito e ascoltato. E intanto continuiamo a seguire la processione che sta rientrando verso il Sagrato della Basilica. Sempre grazie alle nostre telecamere continuiamo a seguire la processione attraverso le strade di Padova, una processione che ogni anno attira intorno a sé veramente una folla immensa di persone che la seguono lungo la strada, la seguono anche dai balconi delle strade che vengono attraversate. Un'occasione questa quindi per ritrovarsi insieme, un'occasione per fare festa nel nome della fede, nel nome di Sant'Antonio. E chiederei alla regia a questo punto se c'è la possibilità di sentire l'intervento che ha fatto padre Giovanni Voltanna al nostro microfono, legato in questo caso proprio al cammino. Stiamo camminando con la processione e sentiamo padre Giovanni che cosa ci ha detto. Gli eretici di Rimini. Padre Giovanni, è ancora attuale la parola pellegrino? Che negavano la presenza della parola che significa per agros, per campi, direi proprio di no.
però nell'accezione di una persona che si mette in cammino, certamente è attuale. In cammino con una meta, quindi attuale, attualissima. Siamo arrivati proprio a fare questa associazione importante, pellegrino uguale cammino. Camminare però non vuol dire semplicemente mettere un passo davanti all'altro. Per padre Giovanni Voltan che cosa significa camminare, sia come uomo che come religioso? Camminare significa aver cura anche della propria vita, quindi non stancarsi, ecco, di andare, non adagiarsi, non fermarsi, ma sentire, ecco, che la strada, come dice il Baglione, ti fa battere il cuore, quindi anche il desiderio, ecco, di avanzare, perché questo ti apre la vita, è crescita, il cammino è andare avanti. Nei pellegrinaggi, nel peregrinare francescano, San Francesco e Sant'Antonio, che cosa ci possono dare in particolare? Credo anche un senso di itineranza, con la vita come un cammino dove non c'è una fissa dimora, non siamo stabili in questa terra, ma peregriniamo, camminiamo, ci muoviamo in uno stile di fraternità e di minorità, accogliendo quello che la strada, le persone che incontri ti possono dare. Diceva Francesco anche la testimonianza della fraternità in cammino e quando necessario predicate, ma prima ancora camminando, il senso della fraternità, il camminare con gli altri. Si può camminare da soli, si può camminare con gli altri, fatto sta che ogni pezzetto della nostra vita è un pezzetto di cammino e in genere anche abbastanza in salita. Padre Giovanni, che cosa ci consiglia di mettere nello zaino nel cammino della nostra vita? Cosa non dobbiamo dimenticarci di infilare dentro? Beh, direi per un credente quello che dice l'autore dei racconti di un pellegrino russo, che diceva che nella bisaccia è un tozzo di pane e la Bibbia. Quindi direi il pane significa la fraternità, la condivisione, l'avere delle amicizie che sostengono appunto quando ci sono le salite e le prove, quindi è faticoso salire, andare avanti. E la parola di Dio che dà senso ai passi, a quello che stai vivendo, lì trovi il volto di Dio, anche una sorgente buona che disseta. E in questi segni, tozzo di pane e la Bibbia, facciamo proprio vedere la parola, l'Eucaristia, il Signore che cammina con noi. E lo riconosciamo quando spezziamo il nostro cammino, la nostra vita con gli altri. Una fede viva, perché viviamo sempre in comunione con Dio e con i fratelli. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, grande devoto dell'Eucaristia, ottieni a noi tutti una fede viva nel mistero del sacramento eucaristico. Che la Santa Messa diventi il centro del nostro tempo, che vi partecipiamo con assiduità e fervore per ascoltare la parola di Dio, per ricevere la forza del pane eucaristico e per fare l'esperienza di formare un solo corpo con gli altri fratelli. Ce lo conceda colui che per noi si è fatto pane vivo, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno Salve o Santo.
C'è un altro appuntamento fisso con questa diretta, è quello con la Caritas Antoniana. Sapete che ogni anno la Caritas Antoniana ci porta a conoscere il progetto principale su cui è impegnata. Quest'anno l'attenzione dei frati della Basilica e di tante persone comuni si è concentrata sull'Ecuador, e per il 2018 il progetto ci fa conoscere questa iniziativa, Casa più famiglia uguale futuro. Si tratta di una specialissima città diffusa fatta di più di 70 piccole case, di cui ci parla il direttore generale del Messaggero di Sant'Antonio, padre Giancarlo Zamengo. Sentiamo. Padre Giancarlo, perché questo titolo, A casa degli invisibili? Perché quando ci siamo trovati in mezzo alla foresta dell'Ecuador e abbiamo iniziato a guardare la realtà in cui eravamo stati chiamati, e qualcuno ci ha detto solo Sant'Antonio poteva accorgersi e prendersi cura di queste persone. Il progetto prevede la costruzione di 75 casette che ridanno vita dopo il terremoto che ha subito l'Ecuador. Nelle vostre intenzioni, nelle intenzioni della Caritas Antoniana, queste case che cosa rappresentano? Sono solo dei muri? Ovviamente no, sappiamo che quando si parla di casa si parla di un luogo in cui si costruisce una famiglia, si dà un futuro anche alle persone che ci abitano dentro. Noi abbiamo incontrato tanti bambini, particolarmente ci ha colpito anche il fatto che molti di questi bambini avessero una certa disabilità, chi non riusciva a parlare, chi non riusciva a sentire, e quindi ancora di più avevano bisogno di un nostro aiuto per poter avere un futuro e una speranza per la loro vita e il loro cammino. Lei è stato lì dove le casette daranno vita a queste persone. Che cosa ha visto al di là del territorio, al di là della fisicità delle persone, ma con gli occhi della fede, che cosa è riuscito a vedere? Ho visto intanto una chiesa, la chiesa locale con i religiosi, le suore, che sa prendersi cura degli ultimi, delle persone che sono più nel bisogno. Abbiamo visto poi anche che quando c'è l'aiuto e la solidarietà si riesce veramente a ridare una speranza a chi altrimenti si troverebbe abbandonato a se stesso. E noi abbiamo visto come la carità di Sant'Antonio, il cuore grande anche delle persone che guardano a Sant'Antonio, fa dei miracoli straordinari. Quindi tutti noi possiamo mettere un pezzettino, un mattone all'interno di questo villaggio diffuso. Ne sono profondamente convinto e sono certo che ancora una volta quest'anno accadrà, che questo miracolo si avverrà. E la sua vita di penitenza. Scrive Sant'Antonio: chi vuol possedere Dio e trovare la via sicura dell'intimità con Lui deve rimanere nella sua famiglia, la Chiesa, fare vita di famiglia, perché in essa i rapporti con il Padre Celeste e con i fratelli si compiono nella fede e nell'amore. Le sentinelle della Chiesa sono tutte cieche, prive della luce e della scienza. Comprano e vendono e rivendono la verità con menzogne e opprimono la giustizia con simonie. La famiglia dei fedeli si separa dalla stabilità della fede e della santità della vita a causa dell'esempio di molti prelati malvagi. Sant'Antonio, annunciatore del Vangelo, prega per noi. Sacerdote dal cuore accogliente, prega per noi. Predicatore infaticabile della parola di Dio, prega per noi. Dottore evangelico della Chiesa, prega per noi. Apostolo impegnato contro l'eresia, prega per noi. Figlio innamorato della Chiesa, prega per noi. Sant'Antonio, apostolo di ogni virtù, prega per noi. Dottore della verità, prega per noi. Guida di saggezza,
prega per noi. Maestro spirituale, prega per noi. Modello di obbedienza, prega per noi. Vaso di santità, prega per noi. Sant'Antonio Pilastro. Abbiamo persone che stanno camminando lungo il tragitto della processione. Abbiamo sentito padre Giovanni Voltan che parlava del cammino e del pellegrinaggio. Ci ha raggiunto padre Alberto Tortelli della Basilica di Sant'Antonio. Padre Alberto, anche lei ha camminato quest'anno di nuovo, sì, certo, nella notturna di Sant'Antonio. Quanti eravate quest'anno? Credo 1200 persone circa, all'incirca, pellegrini provenienti un po' da tante parti d'Italia. Davvero tutte le regioni erano rappresentate, più qualche pellegrino francese, sloveno, austriaco, croato. Tanti giovani, a proposito, perché siamo in tema. Tantissimi giovani, era rivolto soprattutto a loro, anche pensando al prossimo sinodo dei vescovi per i giovani indetto da Papa Francesco, quindi anche le tematiche svolte avevano un'attenzione specifica ai giovani. Antonio è giovane del resto. Certo. Senta padre Alberto, come si spiega questa adesione crescente ad un cammino che si svolge di notte, sono 25 chilometri, esatto, è una fatica oggettiva, esatto, come se la spiega? C'è bisogno evidentemente di proposte così? Penso proprio così. Di sì, ma credo si innesta un po' in un fenomeno molto più ampio, si pensi alla fortuna che ha avuto il Cammino di Santiago o tanti altri cammini anche in Italia, no? Io credo che va a toccare l'esigenza dell'uomo contemporaneo, no? Così perso, un uomo forse molto tecnologico, chiuso nella scienza, ma il pellegrinaggio riassume in sé tanti valori, una dimensione spirituale, ma anche riporta le persone ad una umanità più sincera, più vera, il camminare, le cose semplici, il sudare, il condividere con una persona un tratto di strada, il condividere un pezzo di pane. Che non è un cammino ordinario comunque, è un pellegrinaggio. È un pellegrinaggio. Dove sta la differenza? Dove sta la cifra del pellegrinaggio? È vero, un pellegrinaggio. Come dire, un cammino qualsiasi lo potremmo assimilare a un trekking, andiamo a vedere un bel posto, facciamo così un po' di atletica, un po' di sport. Un pellegrinaggio intanto ha sempre come obiettivo una meta, quindi si va verso un santuario e ha sempre come compagno di viaggio anche il Signore, intanto, che è il vero pellegrino ai quali noi, sulle cui orme noi vogliamo mettere i nostri passi. E poi, ecco, un pellegrinaggio ha sempre come compagno di viaggio anche dei santi. Santiago, Sant'Antonio, caspita, pellegrino del Signore. Senta, padre Alberto, che cosa si riceve in un'esperienza del genere, sia in termini di fede che in termini umani? È chiaro che la risposta poi è individuale, a ognuno verrà qualcosa di diverso da dire. Ma secondo lei, sentendo anche le altre testimonianze, qual è la cosa che vero, ci viene? È vero, le testimonianze che raccolgo ogni anno mi lasciano estremamente stupefatto. Ciascuno arriva con un desiderio e il Signore e concede tante altre cose. C'è chi trova serenità, chi viene per pregare per un congiunto, chi viene per così deve consegnare un dolore, una sofferenza. A tutti Sant'Antonio regala un qualcosa di cui hanno bisogno e anche di più. C'è una grazia supplementare, quel conforto che viene ciò forse che serve per andare avanti, dalla consapevolezza di aver camminato con un amico di Dio per una notte intera, e questa consapevolezza poi può sostenerti anche durante l'anno, tutto un anno. Tra l'altro, quanto a cammino, direi che c'è un bel progetto ambizioso che si vorrebbe ambiziosissimo realizzare. Già voglio dire, il Cammino di Sant'Antonio non si limita al breve tratto Campo San Piero Padova storico, ma prosegue fino al Santuario della Verna, sono 430 chilometri, fra l'altro è appena stata edita la guida del ufficiale del Cammino di Sant'Antonio, edita dalle Terre di Mezzo, che è una casa editrice storica per i cammini, e dal Messaggero di Sant'Antonio. Il nostro obiettivo per il 2021 è di partire da Milazzo, che è il luogo dove tradizionalmente sbarca Sant'Antonio quando arriva in Italia da naufrago, giovane, profugo, chiamiamolo pure così.
arriva da Milazzo, arriviamo da Milazzo, quindi la Sicilia, la Calabria, la Campania, su per l'Italia, arrivare a Padova sarebbe meraviglioso. Qui però ci vuole la collaborazione di tutti, eh? Sì. Che risposte state avendo a livello di territori locali? Ma diciamo così, dal territorio spicciolo, le associazioni, i cittadini, entusiasta. Forse lo scoglio più duro sarà coinvolgere le amministrazioni e trovare una sinergia, no, di volontà, ma credo che Sant'Antonio, che è il santo dei miracoli, ce la farà. Non ci farà mancare il suo aiuto per ripetere quel viaggio che lo portò a Padova 800 anni fa. Grazie Padre Alberto, anche per l'entusiasmo con cui sta accompagnando anche questo cammino che stiamo vedendo insieme. Sono immagini estremamente belle. Grazie. Grazie a voi, grazie, buonasera. La predicazione di Frate Antonio era un appello continuo alla conversione. Diceva: «Fratelli carissimi, supplichiamo Cristo Signore che ci faccia risorgere dal peccato, ci mantenga sinceramente pentiti e ci restituisca alla Madre Grazia per mezzo della confessione dei peccati». Il suo biografo racconta: «Egli induceva a confessare i peccati una moltitudine così grande di uomini e di donne da non essere bastanti ad udirli né i frati né altri sacerdoti che in grande schiera lo accompagnavano». Scrive Sant'Antonio: «Creandoci, il Signore ha stampato nella nostra anima la sua divina immagine. Ebbene, peccando gravemente, quell'immagine e somiglianza con il Padre Celeste noi la perdiamo. Chi va contro Dio va contro se stesso. Chi rinnega Dio rinnega se stesso. Noi diciamo morte, la separazione dell'anima dal corpo, ma la vera morte è la separazione dell'uomo da Dio, il peccato. La prima non è che l'ombra della seconda. Il peccato grave contiene una triplice malizia. Offende Dio, dà la morte a chi lo compie, scandalizza il prossimo. E così viene violata in tre modi la giustizia, perché si rifiuta l'onore dovuto a Dio, si nuoce alla propria vita e si nega l'amore al prossimo». Invochiamo l'intercessione di Sant'Antonio, dicendogli: «Sant'Antonio, noi ti preghiamo». Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per quanti si sono allontanati dal Signore. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché la Chiesa guidi i peccatori alla conversione con il suo esempio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per i sacerdoti, dispensatori del perdono del Padre. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per tutti noi, perché riscopriamo il dono del sacramento della riconciliazione. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il Signore trasformi i nostri cuori induriti. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché ogni uomo comprenda che il peccato è l'unico vero male dell'umanità. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, durante i tuoi 10 anni di predicazione evangelica, Padre Luciano, abbiamo sentito tante testimonianze nel corso di questa diretta legata a Sant'Antonio, diversi aspetti di Sant'Antonio, la sua influenza anche su altri prossimi, speriamo, santi di casa nostra.
tutta questa conoscenza che ci è stata trasferita, lei l'ha vista passare attraverso le sue mani nel Centro Studi Antoniani. È un grande centro di documentazione e di conservazione di quella che è la fede nei confronti di Sant'Antonio, ma anche di quello che è Sant'Antonio come uomo di chiesa e come dottore. Sì, non è solo conservazione, ma è la rielaborazione di una memoria, vorrei dire, nel senso che non è un museo archeologico, un centro archeologico, ma quanto piuttosto, ed è significativo che dal 1959, quando venne fondato proprio con questa intenzione di andare in profondità a questo fenomeno, quello che poi è stato chiamato il fenomeno antoniano, sia da un punto di vista della devozione popolare. E allora soprattutto negli anni 70 si è estesa tutta una serie di ricerche e di approfondimento su quello che è stato il primo santuario, poi credo questo di Padova, a studiare, approfondire anche da un punto di vista sociologico questo aspetto della devozione popolare attraverso serie di convegni, di approfondimenti. Perché Antonio ha un doppio percorso, è un Antonio bifronte. C'è l'Antonio il francescano, delle origini, quello a cui Francesco dà il compito di insegnare teologia ai frati, un biglietto importantissimo quello che sta anche a significare l'evoluzione dell'ordine rispetto a quello che era la testimonianza, una predicazione fondata sul buon esempio, sull'invito alla penitenza, rispetto invece a un approfondimento teologico come veniva richiesto. Una formazione teologica, come era stato richiesto dal Concilio Lateranense IV del tempo. E Antonio riceve questo incarico. E ci ha lasciato quindi i sermoni, che non sono le sue prediche, quanto piuttosto la sua riflessione teologica sulla parola di Dio. Cioè Antonio ha questa ambivalenza. Ecco, il Centro Studi Antoniani studia sia da una parte la dimensione storica di Antonio nel francescanesimo, con tutte le espressioni anche culturali che ne sono scaturite dal punto di vista artistico, è uno dei santi più raffigurati, e dall'altra parte studia, coordina la serie di ricerche sul fenomeno antoniano della devozione, dove uno non incrocia necessariamente l'altro. Quindi sono aspetti che vivono di vita propria, possono intrecciarsi e costituiscono comunque una summa. Sì, cioè si intrecciano nel momento che fanno riferimento all'unica storia di Antonio da Lisbona e Antonio di Padova. Ecco, in questo senso però sono percorsi paralleli. Certo. Ma che però vanno verso una meta, cioè un approfondimento di questa interessante e strana, anche originale, appunto, storia di Antonio della storia e dell'Antonio della devozione popolare. E c'è da dire che lo studio non finisce mai neanche per voi da questo punto di vista? Direi di no, perché anzi proprio ultimamente sono emersi nuovi aspetti molto interessanti, se posso ricordare, quando 3 anni fa ormai è stata ritrovata quella vita ulteriore di San Francesco, scritta probabilmente da Tommaso da Celano, comunque una vita di cui si supponeva l'esistenza ma ne è stato ritrovato il codice, lì c'è un passaggio molto interessante perché il famoso episodio dell'apparizione di Francesco durante la predica di Antonio ad Arles mentre era in Francia, che è sempre stato immaginato il sigillo di Francesco sulla predicazione di Antonio, in quel testo viene detto che la testimonianza gli fu data dallo stesso Antonio a quello che scrisse la vita. Quindi c'è la trasmissione di una memoria, il primo documento che dice che è Antonio che narra questo episodio. Dico questo, ma sì, ci stiamo dedicando anche degli incontri, degli studi su arte, cultura e committenza al santo tra 8 e 900. È uno dei cantieri più interessanti di elaborazione architettonica. Quindi un humus estremamente vivo. Estremamente vivace, che coinvolge molti centri di studio universitari e anche non, a livello italiano e a livello straniero. Nel frattempo la reliquia del mento è rientrata sul sagrato della Basilica del Santo. Attendiamo anche il rientro della seconda reliquia, quella del dito, della statua del santo. Al termine della processione sul sagrato ci saranno gli interventi. Intervento del provinciale, del sindaco di Padova, quindi ecco, ti sta qui arrivando siamo, anche... Sì.
quella che stanno vedendo gli amici da casa in streaming è via Belludi, che è l'ultimo tratto della processione attraverso le strade della città di Padova. Vediamo il provinciale Padre Giovanni Voltan con la reliquia del dito. Dietro di lui i membri dell'arca, della veneranda arca di Sant'Antonio, questa fabbriceria sì, che dal 1396 istituzionalmente appunto sovrintende alla gestione architettonica e artistica della basilica. A fianco, a precedere Padre Giovanni, rivediamo il delegato pontificio Monsignor Dalcin e il vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla. E dietro comincia ad animarsi. Sì, il popolo, sì, sì, il popolo santo di Dio, ecco, che ha seguito, il popolo dei devoti, gli accigliati e stanchi paggetti. Beh, si diceva il cammino è una fatica. Il cammino sì. Itinerante per le strade d'Italia, prega per noi. Sant'Antonio, umile servo dei fratelli, prega per noi. Lavoratore infaticabile, prega per noi. Fedele osservatore della sua regola, prega per noi. Amante della croce, prega per noi. Figlio devoto di Maria, prega per noi. Gloria dell'ordine dei frati minori, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, che dal Padre San Francesco imparasti l'amore per Gesù Cristo, il Verbo fatto uomo, che contemplavi soprattutto nei misteri della sua infanzia e della sua sofferenza, e la passione per il regno di Dio, ottieni alla famiglia francescana di continuare a camminare oggi sulla stessa via della povertà e dello zelo apostolico. Ce lo conceda colui che ti chiamò a essere fedele nella sua Chiesa, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio. Padre Luciano, questa è credo una delle immagini più suggestive della processione. Proprio Sant'Antonio che avanza lentamente e sembra quasi portato dalle persone che sono dietro di lui. Sì. Ora le bande suoneranno. Penso che questa sia un'immagine molto suggestiva, sì. Quasi si confonde con questa folla che lo porta lievitato sopra quel carro che lo sta trasportando. Ringrazio ancora la regia e i tecnici perché riescono veramente a darci lo spirito, la sensazione, ci fanno stare dentro a quella che è la processione. E dopo tutte le istituzioni, i gruppi rappresentativi e significativi della vita sociale, caritativa, assistenziale della città. Il popolo. Il popolo, ecco, dove simbolicamente troviamo dietro tutti i devoti diffusi nel mondo, appunto. Ecco, diciamo che in questa immagine non abbiamo più le categorie, no, la suddivisione per gruppi, è proprio una massa di persone. Una massa di persone, esatto. Indistinta, cioè, nel senso che non ci sono più differenze di alcun genere. Bellissima, sì, questa suggestiva, estremamente suggestiva e significativa da un punto di vista figurativo e simbolico. È proprio il senso del cammino questo, insieme a Sant'Antonio. Ah, veramente. È un'immagine che si commenta da se stessa una volta che abbiamo rilevato queste caratteristiche.
anche la tecnica dell'inquadratura fa aumentare ancora di più questa sensazione. In questo momento si confonde proprio. Sì. Si confonde con il popolo. E penso sia la cosa più significativa in questo momento, avere un santo in mezzo alla gente. Abbiamo parlato di santi del tempo ordinario, qui sembra veramente che Sant'Antonio sia qui ed ora. Non aggiungo parole, non aggiungo parole, sì. Molto bello proprio. Secondo una tardiva tradizione, Sant'Antonio sarebbe nato la conclusione quasi logica, ecco, di tutta la processione e il fatto che anche la statua sia l'ultima ad arrivare accompagnata da questo popolo, anche questo tutto può avere tutto il suo significato. L'applauso di nuovo che accoglie Sant'Antonio. Ormai siamo proprio agli ultimi metri prima dell'ingresso sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio. Guardate le persone, la massa di persone che è una marea. Sì, senza più nessun ordine prestabilito, ma che ti accompagna e basta. Felice e devoto amico della E poi tenendo conto che molte persone sono rimaste ai bordi della città perché c'era un altro popolo quasi che attendeva questo passaggio. Infatti lo abbiamo rilevato prima grazie alla telecamera che si muoveva in mezzo alla processione, sì, l'accompagnava, sì. E ci ha fatto vedere i balconi, ci ha fatto vedere la gente ai bordi delle strade. Il suo viso anche questa inquadratura è significativa, affascinante, sì. Agli occhi degli angeli che in essa bramano fissare lo sguardo e richiama quasi quello che dice la vita prima di Antonio vita. Quando a Campo San Piero si fece costruire la sua cella sul noce sospeso tra terra e cielo. Questo fatto che avanzasse isolando sospeso. L'immagine era quasi sospeso del, dopo averlo visto immerso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come dicevamo all'inizio, c'è tutta una intensa preparazione. C'è una tradizione che è capace di gestire questa organizzazione, però è molto intensa quello che si muove dietro le quinte. Sì, è difficile capirlo, sì, bisogna, essendo dentro la processione. Sì, dove un ruolo determinante lo esercita proprio il custode della Basilica, questa antica carica che è quello che gestisce un po' tutta l'organizzazione e la gestione degli aspetti organizzativi della Basilica. Vedo la bandiera dell'Ucraina e mi correggo rispetto a quello che avevo detto precedentemente quando avevo accennato che era della Lituania. Chiedo scusa. Questa sua città, stasera simbolo di tutte le città del mondo in cui egli è invocato. Accanto al volto noto e rassicurante del Santo che ci presenta il bambino Gesù, l'equipe di frati laici che hanno pensato il giugno antoniano di quest'anno ci ha proposto un'immagine del Santo quantomeno inedita, che all'inizio, appena l'abbiamo vista, ci ha fatto strabuzzare un po' gli occhi. C'è un Sant'Antonio giovane con addosso le cuffiette per ascoltare musica. Collegamento va subito ai giovani, al prossimo sinodo dei Vescovi voluto da Papa Francesco ed incentrato su giovani, fede e discernimento vocazionale. Un santo social che ascolta, connesso,
che sa utilizzare i mezzi di comunicazione. A pensarci, l'accostamento è azzeccato, anche perché Antonio non solo è stato giovane di cuore, ma anche anagraficamente. Si è consacrato al Signore da adolescente, ha vissuto gli 11 anni della sua avventura francescana e italiana tra i 25 e i 36 anni, anno della morte. Si chiedeva il servo di Dio Don Tonino Bello, come mai dopo secoli Antonio sa ancora parlare e attirare le persone, e dava questa risposta. Si era convertito alla gente, a chi incontrava, ai suoi problemi, e aveva imparato così la lingua dei poveri, delle situazioni concrete cui portava la buona notizia, il Vangelo di Gesù, nel linguaggio comprensibile della vita. È così che è diventato un formidabile comunicatore, un evangelizzatore che al messaggio univa la testimonianza della vita. Guardando ai giovani, al prossimo sinodo, chiediamo l'intercessione del giovane Sant'Antonio. Stando al logo del giugno antoniano, possiamo chiedergli le cuffiette per saperli ascoltare nei loro interessi, turbamenti e sogni. Possiamo poi domandargli la sua lingua, che si conserva tuttora incorrotta, perché dopo che abbiamo ascoltato noi adulti, noi comunità cristiana, possiamo comunicare con testimonianza concreta la bontà della vita, nonostante tutto, e di come, al di là di ogni prova, il Signore non ci ha mai deluso. Infine, possiamo chiedergli la mano che accompagna, indica la via e benedice, con uno sguardo di incoraggiamento e speranza. Ascoltare, comunicare, accompagnare. Aiutaci, caro Sant'Antonio, e intercedi per tutti i giovani, per le nostre comunità cristiane e per le nostre famiglie. Con grande piacere che porgo un saluto a tutti i presenti, alle autorità religiose, civili e militari. Un saluto particolare va anche ai tantissimi pellegrini che come ogni anno giungono a Padova da ogni parte del mondo per celebrare assieme a noi padovani questa grande festa dedicata al nostro santo. Santo a cui la nostra città è profondamente legata da oltre 7 secoli. Tutto questo è anche merito dell'opera tenace e appassionata dei frati del Santo, ai quali va il ringraziamento mio e di tutta la città. Il loro impegno è un faro non solo per la nostra comunità, ma anche per tutte le donne e gli uomini devoti a Sant'Antonio in tutto il mondo. Il messaggio di Sant'Antonio è quanto mai attuale. La festa di oggi e il giugno antoniano rappresentano un'occasione per fermarsi un attimo a riflettere sul significato delle scelte che ogni giorno compiamo, sia individualmente, come persone e come comunità. Antonio ha affermato il primato dell'uomo rispetto al denaro e al profitto, ha rivendicato il valore dell'accoglienza e della tolleranza, condannando gli egoismi e l'indifferenza. Umile tra gli umili, è stato salvato dai pescatori siciliani dal naufragio della sua imbarcazione partita dalle coste del Marocco e travolta dalla tempesta. La nostra città lo ha accolto con gioia e ha ascoltato la sua parola, forte e chiara, che sosteneva con passione il messaggio del Vangelo e che allo stesso tempo difendeva la dignità dei più deboli e dei più poveri, una società che allora come oggi sembrava non aver pietà per chi cadeva in disgrazia. Un messaggio ci deve spingere a riflettere sul modello di società che mette il successo economico e adesso anche d'immagine sopra ogni altra cosa, che tende a girarsi dall'altra parte quando si tratta di combattere sfruttamento ed egoismo. Antonio ci ricorda il valore della solidarietà, della compassione, intesa non come fredda attenzione ai problemi altrui, ma come vera comprensione e vicinanza alle necessità dei più deboli. La nostra città
ha una lunga storia di solidarietà. Qui è vissuto Monsignor Giovanni Nervo, fondatore della Carità Italiana. Qui è nato il QAM, che oggi è una delle principali organizzazioni non governative italiane, impegnate in Africa, come non ricordare Don Luigi Mazzucato, primo direttore e tra i fondatori del QAM. In questa basilica abbiamo avuto la numerosa testimonianza di tanti frati, tra cui padre Placido Cortese, frate del Santo, direttore del Messaggero di Sant'Antonio, in grado di attivare una rete di salvataggio per centinaia di ebrei e prigionieri, e per questo rapito e trucidato nel 1944 dai nazisti. E proprio quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato ai frati del Santo la medaglia d'oro al merito civile della Repubblica Italiana, conferita a padre Placido Cortese, per la sua opera eroica di solidarietà nella Seconda Guerra Mondiale. E consentitemi un ricordo anche di padre Enzo Poiana. Recentemente ho scomparso, che molto ha fatto per questa città e per questa basilica. Padova è una città in cui operano oltre 6.000 associazioni di volontariato, più di 20.000 donne e uomini che donano gratuitamente il loro tempo e il loro impegno per chi ne ha bisogno. Possiamo dire che l'insegnamento di Sant'Antonio qui ha trovato un terreno fertile. Eppure dobbiamo fare di più, come cittadini e come amministrazione, perché viviamo un periodo storico di cambiamenti economici e sociali difficili da affrontare e che spesso hanno dei riflessi diretti sulla vita delle persone. Giovani che hanno difficoltà a trovare lavoro, padri di famiglia che lo perdono, anziani che affrontano la vecchiaia da soli perché i figli sono trasferiti lontano, ma anche stranieri che qui cercano un futuro migliore per loro e per i propri figli, una scelta che tante famiglie venete hanno conosciuto in un passato poi non così lontano. La voce di Sant'Antonio ci richiama tutti i valori etici e morali che sono alla base del messaggio evangelico e che sono fondamento della nostra civiltà. La risposta alle difficoltà non può essere la scorciatoia chiusura agli altri del mondo. Sono certo che sapremo come in passato interpretare in modo originale e sincero l'insegnamento di Sant'Antonio. Mi affido alla protezione di Sant'Antonio come fedele e come sindaco, perché mi sostenga insieme a tutti i padovani nel rendere la nostra città un luogo di accoglienza e fratellanza dove nessuno si senta solo e dimenticato. Caro Sant'Antonio, proteggi la città che ami. Prima della benedizione che ci verrà data dal delegato pontificio che ama farsi chiamare Don Fabio, quindi lo chiamiamo Don Fabio, un grazie a tutti voi per la numerosa presenza e un grazie innanzitutto al nostro santo, perché c'era il rischio della pioggia, lo sapevamo, ma è andato bene. Vuol dire che desiderava che andassimo per la città. Grazie al nostro Sant'Antonio, grazie a tutti voi anche per la generosità che ho visto in questi giorni. Qui sul sagrato c'era il pane di Sant'Antonio e il pane significa attenzione ai poveri e la generosità è stata tanta. Io ringrazio certamente Don Fabio, poi Don Claudio, chiamiamo anche lui così, che testimoniano la comunione della Chiesa. Poi un grazie a tutti i frati, ne avete visti alcuni qui, qualcuno è venuto anche da lontano,
Abbiamo bisogno sì di giovani e anche di giovani che si consacrano, e bisogna, quando si vedono alcuni giovani si dice ma sembra che le vocazioni ci siano, si sono concentrate tutte qui, ma poi non è che ce ne siano tantissime, e quindi cerchiamo di pregare per i nostri giovani perché trovino veramente la strada della loro vita e anche sappiano donarsi al Signore. Poi l'ultimo grazie lo metto per tutti coloro che hanno collaborato, ma sarebbero tanti. Avete visto che la regia di una processione così è complessa, non ci vuole molto a capirlo, e ci sono tanti che si sono messi a disposizione, quindi non li metto insieme. Dico solo che qualche disagio ci poteva essere, sappiamo anche che i trasporti avevano qualche difficoltà. Ma poi ho chiesto qua e là, mi ha confortato una signora di ottantenne che veniva dalla periferia con il rosario in mano, ha detto ma io non ho avuto nessun tipo di disagio, tanto sarei venuta comunque a piedi. Per cui, allegria, sappiamo che il santo porta a sé tutti i suoi fedeli. Qui c'è ben più di una rock star in Sant'Antonio. Bene, quindi concludiamo con il saluto e la benedizione di Don Fabio, ecco, chiedendo la grazia e la protezione sempre del nostro santo. Viva Sant'Antonio! Carissimi, a conclusione di questo grande evento di grazia e di devozione in onore di Sant'Antonio, sono veramente lieto di portare a tutti voi la benedizione di Papa Francesco. Benedizione che invoco di cuore su tutti voi qui presenti, sulle vostre famiglie, sui vostri cari, su chi ci segue per radio e televisione, su tutti i devoti di Sant'Antonio. E in questo momento di silenzio disponiamoci a ricevere la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, che ha costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua misericordia, e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Amen. Dio ascolti ora e sempre, per intercessione di Sant'Antonio, le vostre preghiere e disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E su tutti voi, per intercessione dei santi Pietro e Paolo e di Sant'Antonio di Padova, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. E siamo ormai proprio arrivati alla fine di questa lunga diretta. Ringrazio innanzitutto padre Luciano Bertazzo per avermi accompagnata nel convento. Ringrazio la regia e i colleghi che hanno permesso a tutti noi di vivere da dentro l'esperienza anche quest'anno della processione di Sant'Antonio. Un grazie soprattutto alla famiglia dei Frati del Santo che ci ha accompagnato in questo pomeriggio e a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che la replica della processione potrà essere seguita questa sera alle 21 su Telechiara. Da Paola Sartore un saluto a tutti voi da Padova e dalla Basilica del Santo.
Fatima, Lourdes, Medjugorje e molte altre destinazioni. Partenze assicurate da tutto il Veneto. Prenota il tuo pellegrinaggio. Avvenire di pace a San Martino di Lupari, Padova. Thank you.